Di cosa parliamo oggi e che abbiamo qui oggi? Già c'è scritto nel titolo, ma abbiamo qui carissimo Vito Bianco, ormai diventato un amico, e Sì. parliamo di mondi alieni, alieni e tutto ciò che sta intorno a questo tema un po' particolare. Ci racconterà delle sue esperienze, di cui ha scritto anche un libro, infatti la maggior parte di cui ci racconterà sarà integrato dentro al libro, e ci racconta dall'inizio di questa sua avventura fino a quello che è successo oggi, insomma, fino ai giorni Sì. di adesso. Vito Bianco, se vuoi, non so, di qualcosa su di te, Ok. comincia a presentarti brevemente. Allora, grazie intanto a voi che mi avete dato questa possibilità. Non siamo soli nell'universo. Ora comincia da una perdita di un'attività di famiglia, quindi parliamo del 2012. Perdo questo posto di lavoro per un capriccio di un comune allora mal organizzato. Poi sapete, muto, bambino e la famiglia, nella testa giravano altri pensieri per poter fare soldi e quindi 10 novembre del 2014 e mi succede questo strano evento. La prima cosa che è successa è un ronzio, dura all'incirca 40 secondi, mi sono sentito chiamare per nome. Io questo mi sono sentito chiamare per nome. Io questa voce che all'inizio credevo che fossero, non lo so, altre entità, fin tanto che ho chiesto una cosa più storica, più importante. Più aggressiva per potermi vendicare di quello che mi era successo, cioè il fatto di quest'euro da quando è uscito che ci ha proprio rovinati un po' tutti. Finché una notte, verso fine novembre, mi fanno notare questo errore sulle banconote. L'errore, scusa. Allora, sulle banconote ci sono nei numeri di serie, ci sono 10 numeri. Questa non so se si vede. Sì, vabbè, si Ok, guardate questi intravede. numeri, Ok. sono 10. Sì, sulla parte alta a destra della banconota, insomma. Sì, la serie in alto a destra della banconota, sono 10 numeri. Se voi contate i numeri del vostro cellulare, sono 10. Quindi possiamo trovare i nostri numeri di telefono sulle banconote. Quindi è un risarcimento danni perché tu, se metti questo numero in rubrica, ti esce su WhatsApp riesce automaticamente nome, cognome e chi è. Poi vai su Facebook, ti informi, hai violato la privacy della gente. Io dopo questa notizia ho cominciato a scrivere un libro. Allora, scrivendo il libro, poi sai, no? Scrivi tutto il testo e lo mandi alle varie editorie. Che mi chiama una editoria famosa, gruppo Albatros, e mi Albatros. dice, sì, e mi dice congratulazioni, secondo noi questo libro è forte. Altre invece editorie non me l'hanno voluto pubblicare per il fatto dei soldi, perché si poteva andare incontro a finanza, non so, non me l'avevano pubblicato, avevo perso quasi le speranze, però mi chiama questa editoria e mi manda il contratto. Il contratto mi chiede 2.400 euro. Beh. Tu dici chi ce li ha 2.400 euro che non avevi lavoro, Allora insomma. poi nasce quella cosa del contatto di nuovo, perché io poi dico come devo fare, e allora ho cercato un contatto sempre con questa voce. Per contattarli tu praticamente vai in uno stato di ipnosi. Quindi rimani senza fiato, c'è un forte tremolio e riesco a contattarli. Scusa un attimo, ti interrompo velocemente. Dato che siamo ritornati sulla voce, Certo. fare la domanda voleva fare prima Pata, che adesso è inerente un po' di più all'argomento. Sì. Niente, la domanda rimane la stessa, nel senso, hai detto che hai sentito una voce mille, come la descrivi? Cioè, metallica, definita, cioè. Secondo me è celestiale, è una cosa, un'emozione fortissima. È Tipo le come sirene, se cioè paragonabile no, vabbè, paragonabile tipo ai racconti. a un abbraccio di mio figlio, a un abbraccio di mio figlio, a un abbraccio di mio figlio. Questa voce mi disse a proposito d'Europa, e c'erano le qualificazioni europee, se non sbaglio. E prendo il PC, vado sul sito e gioco. Qua possiamo vedere che tu il 10 ottobre 2018
alle ore 20:10 hai giocato una schedina. Ok. Sì. Adesso abbiamo anche l'altra immagine. No. Fatevi... Ma qua tanto, ci vedo un quattro parenti, quindi. Ecco qua. Sì. Ok, questa è la schedina. 2392 euro. E 99. Ecco. Mi avevano chiesto 2004. Per 8, anzi per 7 euro e un centesimo. Non me le ho richieste, quelle le ho richieste, lo sai. Le commissioni c'erano, Vito. Sì, sì, le ho richieste. No, comunque. Perché ero deciso. No, comunque. Se fare il libro o prendermi le 2400 euro. Ah. Wow. 001 ci chiede. Ma la voce che senti? Come avevo detto prima, danno solo una parola perché non possono farti un discorso. Cioè, già una parola tu già esci fuori. Ok. Da... Perché è troppo l'emozione. In maschile, invece, danno le cose più complicate. I maschi sono più giocherelloni, danno indovinelli strani. Ti volevo chiedere, mi hai detto tu stesso che comunque quando hai vinto la schedina, insomma, eri un po' indeciso su come usare i soldi. Io voglio capire, dal momento in cui hai sentito la voce e dal momento in cui poi hai giocato la schedina, eccetera, eccetera, tutto quello che ti è successo, insomma, tu eri accompagnato da qualcuno, ad esempio, non so, della tua famiglia, con chi ne hai parlato, quando ne hai parlato? No, beh, sanno tutto, mia moglie, mio figlio, i miei fratelli, cioè sanno tutto, gli amici che mi credono, mi seguono. Ne riguardo questa narrativa qua, quando tu hai vinto la schedina, l'hai detto subito a tua moglie? Ha detto... No. Volevo arrivare qua, infatti. Me li leva tutti, no, me li leva. Io non dico più niente. 23 maggio del 2019 alle 9:37. E poi c'è l'altra... Tre cifre, 692. Il 692? Per cosa, cosa stai dicendo? È proprio il giorno che succede la nave. Se voi andate a vedere, il 2 giugno del 2019, la nave. Qua c'è l'articolo che risale al 2 giugno del 2019, se non sbaglio. Sì. La opera era in attracco al molo di San Basilio quando ha tamponato sul lato la poppa del River Countess, che è successo a Venezia. Me la ricordo sta cosa qua. Se loro usano prima il mese, poi l'anno e dopo il giorno. Ah. Almeno tutte le cose che mi mandano è così. Qua ti faccio un po' una domanda mia, ma perché secondo te ti hanno avvisato di questo avvenimento? Cioè, nel senso, a che pro? No, chiedo io. Chiedi te? Okay. Sì, ma per sì. Dare, non so, dei, per fare, delle tesi per più? Fare pubblicità al libro, per quello io chiedo foto, cose, in modo che poi metti il libro e metto la foto. Okay. E niente, per chi è scettico che mi ha detto l'email si può cambiare la data, io ho questo PC dove ho mandato queste email. Quindi quando vogliono, io non so. Al massimo ti direi che magari c'è stata una semplificazione, invece che scrivere 19 ha messo solo 9 come anno. Allora, sempre dalla chat ci fanno una domanda. Sì. Ti chiedono se non hai paura che possano darti notizie brutte magari che ti riguardano? Io la prima cosa che faccio, glielo dico, non voglio notizie brutte. Subito lo dico. Solo una volta mi hanno avvisato che mio figlio aveva un'otite che nessuno se n'era accorto. Lui si stava zitto perché voleva andare in piscina, continuare ad andare. No, questa voce. Vabbè, capibile, dai. Ha il nome di mio figlio. Allora ho chiamato mia moglie, guarda che quello, guarda così. E in effetti poi ci ha confermato che c'aveva un mal di orecchio. Meno male che siamo andati al dottore, così ci ha detto che era un'otite proprio avanzata, non so. Per fortuna abbiamo curato in tempo. Mi hanno salvato una volta da una rapina al lavoro, toccava a me di sabato il pomeriggio, ma il collega insistentemente mi chiedeva il turno, il cambio del turno. A me piace fare molto il pomeriggio del sabato come oggi. Dopodiché io faccio la mattina, torno a casa alle 3:30, rapina, mi chiamano, hanno fatto la rapina. Mi hanno tolto qualcosa di pericoloso da sopra le spalle. Il contatto avviene sempre tramite una voce o c'è un... Esatto. Sì, vabbè, a parte chi è contattista sa che c'ha dei microchip impiantati.
Ecco. Questa è una dichiarazione. Io ce l'ho in due punti, però sto facendo la radiografia. Se sento il dolore nel punto, capisco che stanno arrivando, quindi faccio le foto e poi, se noto l'oggetto, io, a parte che esulto come Cristiano Ronaldo, proprio faccio le scivolate nell'officina proprio. Poi c'è un'emozione troppo forte. E quando, quindi, però, sì, cioè, quindi tu, non ho capito bene, cioè tu fai, ti avvicini a un punto e se senti, ti vede un oggetto passare, ma questo filmato dove è stato registrato? No, sempre da me qui. Ah, ok. Quando sento questa cosa vado alle spalle del distributore in aperta campagna e appoggio il telefono. Adesso, allora faccio vedere quella adesso. Stiamo guardando un video? Sì, stiamo guardando un video. È partito, no? Sì, perché è un'inquadratura ferma. Eccolo, ok. Sì, ok. Posto di lavoro e a un certo punto si vede un oggetto bianco dalla parte bassa dello schermo che sale in alto. E qua eri a lavoro, suppongo. Interessante. Là sì, avevo, come vi ho spiegato prima, si era infiammato il microchip, sono andato dietro, l'ho appoggiato, ho detto guardate cosa sta per succedere. Stai facendo uno zoom, c'è un tuo selfie, stai zoomando la foto, si vede un oggetto nero che sembra, si ricorda una campana nel cielo. Sì, è bello nitido, infatti. Chiaro. Ma quindi... Chiaro, ma quindi hanno tutti delle forme diverse, cioè non c'è un... Ma il numero uno è quella là, non so se c'è, allora, me la ricordo e... Stavo, si vedeva nel cielo due oggetti ravvicinati, tra l'altro. Che stress, però io alla fine non mi frega niente, perché cioè, che ti dici il Photoshop, vabbè, pensala come vuoi, tanto io vado. A me mi serve più che altro per fare la pubblicità del libro, chiaro, ecco. Chiaro. Sempre per quello io richiedo, infatti me lo dicono. Ah, usi l'oro per libro, così lo avete visto, no? Sì. Fallo vedere bene, fallo vedere bene. Esci il libro. Mi è piaciuta questa. No, beh, se no non l'abbiamo visto. Vito, ci mancherebbe. Perché sennò si offende l'amico e quindi no, ci mancherebbe, anzi. Quante pagine? No, 83 pagine, perché c'è un motivo. Perché c'è un motivo che voglio spiegare. Quale? Se volete, adesso ne approfittiamo. Certo, vai. Spiegavo per filo e per segno chi erano loro, chi, da dove vengono, cosa succede dopo la morte. Vado a letto e mi dicono alzati e cancella, che pure sono si arrabbiano certe volte. Allora ho detto io vabbè, con calma domani mattina. E allora mi viene tipo uno strappo che sono stato costretto ad alzarmi e cancellare 40 pagine e mettere un finale che non era quello. Ok, interessante. Cioè, sì, l'ho saputo attraverso tutte le varie esperienze che ho avuto, perché se io ti dico la nave che si è, ha fatto l'incidente il giorno 2, io ero invece nel giorno 19, tu stai 13 giorni avanti a me. Quindi tu questi 13 giorni che hai fatto, l'hai vissuti, stai avanti a me. Insomma, è tutta una serie di cose che poi un giorno dirò. Ti hanno, per curiosità, ti hanno mai parlato della loro civiltà, come funziona, comunque qualsiasi cosa riguardo il loro mondo, cose così? Sì, ma non lo posso dire. Ok. Sì. Qua una domanda che riguarda un po' tutti noi tre e vorrei una spiegazione da te. Quando ci siamo messi a cercare delle persone che ci raccontano di questi temi sui vari siti, ci siamo trovati davanti quasi un muro, nel senso che abbiamo notato che tantissime persone volevano raccontare, ma tantissime persone avevano paura di raccontare. Questa cosa te l'ho già detta in passato, te la richiedo adesso, secondo te perché questa paura? Cioè tutti ci dicevano, sì no va bene, ci sta, ci mettiamo d'accordo, e poi arrivavano a un certo punto in cui dopo qualche giorno si pentivano e dicevano no guarda, ho cambiato idea, è troppo pericoloso, ho paura che succeda questo, questo e quell'altro.
cosa. Sì, parecchie, sì. A parte il fatto che rischi di danneggiarti l'immagine, secondo loro, però io non me ne frega niente. Hanno paura del quello che dice la gente, che vedo. Io ho avuto parecchie offese, ma non me frega. Chiaro. Ecco, perché dico, non vi preoccupate di raccontare la vostra esperienza, perché magari qualcun altro, seguendo la mia, dice, cavolo, pure a me mi succede questa cosa. Più gente parla della propria esperienza e più si arriva alla verità e si collegano le cose fino all'unica verità. Sì, sì, lo so che fanno così. Lo so. Io ho sentito la notte del 26 novembre due parole. E vittoriana, ti viene in mente l'epoca vittoriana e tutto. E invece 120, 120 hai detto? No? Sì, 120. 120 non so cosa... Allora, io quando ho detto vittoriana, che è? Ho detto, e più o meno ho risposto 120 per la seconda volta. Io ho tratto le mie conclusioni, Regno Unito, 120, praticamente io ho letto qualcosa, la regina, la vittoriana è morta nel 1901, quindi calcolando le 120 arrivo al 2021. Ah, però io, magari scatta la Queen. Sì, no, già no, è immortale. Non no, no, ma potrebbe essere quest'anno, magari è di partita. No, se succede, Vito, anni. Se succede, Vito, ti sì, scrivo io. Cioè. No, però che cuffata, possiamo. No, certo, no. Non è assolutamente. Però diciamo che se dovesse succedere, Vito, io comincerei a preoccuparmi. E... no, io sono già preoccupato da 11. In ultimis, io ricordo a chi non ci segue da tanto, se è entrato qualcuno di nuovo, di andare su YouTube. Guardare il primo video che è uscito poco tempo fa, seguirci su Twitch se voglia, su YouTube pure. No, sbagli, Davide, sbagli. Allora, sbaglio il marketing. No, è obbligatorio. Io innanzitutto ti ringrazio, Vito. Io sono che ringrazio voi. Ti ringraziamo perché vita. Comunque è stato un argomento che diciamo... molto scettico, cioè molta gente è scettica su questo argomento, però l'abbiamo affrontato con un pizzico di ironia, tranquillità e informalità, che secondo me ha reso molto piacevole questa chiacchierata. Sì. E niente, io spero che magari non ci risentiamo solo per la morte della regina Elisabetta. Questo, vabbè, ma cioè... ah, a proposito, siamo andati giù pesanti. Io no, però, no, ho capito. Noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima live, che sarà...